Il concetto di danno ambientale nasce con l'articolo 18 della legge 349 del 1986. Nel corso degli anni ha subito una profonda modifica e anche le diverse forme di riparazione da porre a carico dei responsabili sono state ritoccate. I suoi principi sono stati definiti nell'ordinamento comunitario con la direttiva numero 35 del 2004, cosiddetta direttiva ELD, recepita nella parte sesta del decreto legislativo 152 del 2006. Presso ISPRA è operativo il Centro Nazionale per le Crisi e le Emergenze Ambientali e il Danno. Settore nevralgico del centro è l'area per l'accertamento, la valutazione e riparazione del danno ambientale, la cui missione è quella di supportare il Ministero per la Transizione Ecologica in tutte le situazioni nelle quali occorre accertare la presenza di un danno ambientale. Nel corso degli anni le modalità operative del lavoro sono mutate profondamente. Fino al 2016, infatti, una delle principali attività dell'area era quella di reperire la documentazione tecnica presso i tribunali e le procure di tutta Italia. Era un'attività che impegnava molto l'area e che però era necessaria perché la quasi totalità dei casi riguardava richieste ministeriali che avevano ad oggetto dei procedimenti giudiziari, sia penali che civili. L'istruttoria tecnica ha un approccio multidisciplinare, quindi si parte dalla documentazione tecnica reperita e poi si approfondiscono diversi temi. La prima fase è appunto questo esame dei documenti a disposizione, che possono essere perizie di parte, documentazione tecnica, documentazione giudiziaria o comunque anche monitoraggi, esiti di indagini chimica e quant'altro. La seconda fase è sicuramente quella di individuazione degli inquinanti. Una volta individuati gli inquinanti, poi devono essere definite quelle che sono i percorsi di un'eventuale diffusione di questi inquinanti nell'ambiente, per poi arrivare ai bersagli. Quali sono i bersagli del danno ambientale? Sono alcune le principali risorse naturali, ovvero le acque superficiali, le acque sotterranee, le acque marino-costiere, il terreno, nonché le specie e gli habitat protetti e le aree protette. Il settore danno di Ispra ha lavorato in questi anni su casi molto diversi, che vanno dal traffico di rifiuti dell'imprenditore locale a casi di livello nazionale, come il naufragio della Costa Concordia o l'inquinamento del Lago Maggiore. Un lavoro complesso e delicato in cui non mancano difficoltà. Un'evidente difficoltà della procedura è dovuta al fatto sicuramente di dover redigere una relazione sulla base di una documentazione, di documenti anche molto datati. Sono problemi legati ai tempi processuali, sui luoghi che verosimilmente nel corso degli anni hanno subito modifiche ed il cui stato attuale non è conosciuto. Oppure parliamo di siti nei quali la presenza della contaminazione perdura da oltre 15 anni. Sintetizzando, possiamo dire che nella nostra esperienza ci siamo trovati di fronte ad una serie di problemi che hanno sicuramente complicato in un poco l'iter processuale. A partire dal 2017 però le cose sono cambiate e questo grazie all'istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. La legge istitutiva del Sistema Nazionale ha portato infatti alla creazione di una rete per l'accertamento del danno ambientale. La rete che è stata istituita si basa su un sistema complesso che è coordinato da ISPRA e affidato alle competenze e alle esperienze delle agenzie regionali e provinciali, che come noto vantano una conoscenza di dettaglio, una conoscenza approfondita e unica di tutte le situazioni critiche del loro territorio. La rete ha dato finalmente l'impulso definitivo per l'attivazione di procedure operative efficienti, dando così un effettivo e più concreto supporto al Ministero della Transizione Ecologica, che conserva comunque il ruolo principale, ossia quello di attivatore della procedura di accertamento del danno, finalizzato alla prevenzione e poi, nei casi più gravi, alla riparazione dei danni.
Il sistema messo a punto dalla rete ha consentito lo svolgimento di numerose istruttorie. Sul sito dell'ISPRA sono disponibili per la consultazione due rapporti relativi rispettivamente alle istruttorie condotte nei bienni 2017-2018 e 2019-2020, dai quali è possibile avere un'idea piuttosto precisa della situazione. I rapporti realizzati, tutti disponibili sul sito web dell'ISPRA, illustrano la statistica, la casistica delle istruttorie svolte negli ultimi anni all'interno dell'istituto e descrivono informazioni riguardanti le attività coinvolte, le tipologie di fonti di impatto e ovviamente le risorse naturali impattate. Qui vediamo ad esempio quelle che sono il numero delle istruttorie svolte negli ultimi anni e la loro distribuzione geografica, suddivise per tipologia. È possibile notare come il sistema in Italia è ancora fortemente incentrato sulle controversie legali, che rappresentano la maggior parte dei casi istruiti negli ultimi anni. Più nel dettaglio, poi ecco qui abbiamo la tipologia di siti, attività coinvolte, le cause e le fonti di impatto e ovviamente le risorse. Ecco, in questo grafico in cui sono illustrate le risorse naturali suddivise per tipologia di fonte di impatto, vediamo che le matrici maggiormente impattate e coinvolte sono il terreno e le acque, e in particolar modo acque sotterranee e corsi d'acqua superficiali. Nell'ultimo rapporto pubblicato quest'anno abbiamo anche proposto un'analisi critica di come il danno ambientale sta evolvendo nel corso del tempo. In particolare abbiamo constatato che l'approccio all'accertamento del danno nell'ambito di procedimenti penali e civili non è sempre uno strumento efficace per predisporre delle misure a tutela dell'ambiente. Questo perché il tempo che intercorre dalla segnalazione della potenziale presenza di un danno o di una minaccia fino all'accertamento è molto elevato. Parliamo di circa 9 anni per procedimenti penali e di circa 16 anni per quelli civili. Innegabile che si tratta di tempistiche inaccettabili, soprattutto se nella situazione accertata esiste effettivamente un danno ambientale per cui la risorsa necessita una riparazione, ma che soprattutto può rappresentare un pericolo per la salute umana. Negli ultimi anni sta emergendo un utilizzo più consapevole e mirato di un altro strumento che il testo unico ambientale mette a disposizione dei soggetti pubblici e privati, cittadini, enti, associazioni, ed è lo strumento contenuto nel dispositivo dell'articolo 309 del testo unico. Si tratta in particolare di un'istanza per la quale il Ministero, tra l'altro, ha predisposto una specifica modulistica che il cittadino può presentare e consente di attivare immediatamente i soggetti che hanno conoscenza dei fatti a livello locale, parlo quindi delle agenzie regionali e provinciali, in modo da definire prontamente una valutazione sulla presenza di un danno o di una minaccia. Oggi è possibile attraverso questa procedura definire un giudizio sulla presenza di danno, di minaccia in un periodo di circa 6 mesi, quindi in tempi molto, molto più ragionevoli. Certo, tale risultato non rappresenta la chiusura del cerchio, in quanto fornito un quadro affidabile della situazione, bisogna poi che il responsabile intervenga con idonee misure di riparazione, che nei casi più critici il Ministero della Transizione Ecologica può richiedere ricorrendo a strumenti agili, come ad esempio l'ordinanza ministeriale. Un altro elemento qualificante del lavoro svolto da SNPA è stata la pubblicazione delle linee guida. Si tratta di un vero e proprio manuale nel quale vengono indicati i criteri che il sistema SNPA utilizza per verificare la presenza di un danno ambientale in tutte le matrici indicate nella parte sesta del decreto legislativo 152/2006. Il documento consta di oltre 350 pagine ed è stato realizzato in ambito SNPA. Un tomo più che un semplice documento che, oltre a descrivere i principi fondanti che guidano la fase di accertamento in linea con le direttive comunitarie, fornisce anche una checklist di controllo specifica per ciascuna matrice, che aiuta gli operatori, sia pubblici che privati, ad affrontare la tematica del danno. La linea guida rappresenta un momento di sintesi del lavoro svolto negli ultimi anni da ISPRA e dalle agenzie regionali, che hanno contatto diretto con cittadini e territorio, per fare luce sia sul tema del danno ambientale sia su quello delle bonifiche. Due concetti tecnicamente diversi, ma con aspetti comuni.
Ad esempio, un intervento di bonifica del suolo può coincidere con la riparazione primaria nel caso di danno ambientale, quando sia stato accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Tuttavia, in alcuni casi il campo di azione del danno ambientale è più ampio rispetto a quello delle bonifiche. Nel suolo, per esempio, possiamo riconoscere un danno ambientale anche in presenza di quei contaminanti tipo gli OGM che per la bonifica non vengono presi in considerazione, anche se in grado di rappresentare un rischio per l'uomo. Alcune risorse naturali che non sono oggetto di procedure di bonifica lo sono invece per il danno, come ad esempio le specie e gli habitat protetti e gli stessi servizi offerti dalle risorse naturali. Se invece parliamo di acque sotterranee, ad esempio, la differenza di approccio tra il settore bonifica e quello del danno è certamente più marcata. Questo perché per individuare un danno ambientale è necessario accertare il decadimento qualitativo del corpo idrico e non semplicemente dimostrare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Tutto ciò tenendo conto che i parametri utilizzati non coincidono con quelli previsti nel settore bonifiche. Una particolarità importante del danno ambientale è che per la riparazione di un danno alle acque può essere prevista la riparazione complementare e per il danno temporaneo la riparazione compensativa, ossia forme di riparazione che possono interessare anche corpi idrici diversi da quello impattato e che tengono conto della durata temporale del danno arrecato, tutti concetti non contemplati per le bonifiche. Il documento delle linee guida, sottoposto alla valutazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica, attualmente ha natura prettamente tecnica. L'auspicio è che possa divenire il punto di partenza per un decreto che definisca l'approccio pratico per la valutazione del danno ambientale, con la speranza che in un prossimo futuro sia possibile definire anche la parte concernente i criteri per la definizione degli interventi di riparazione del danno. Il centro, grazie alle linee guida, vuole sviluppare una linea di collaborazione istituzionale e non solo nei prossimi anni. Per esempio vorremmo collaborare con gli enti pubblici per poter dialogare e discutere di quelle che devono essere i sistemi di monitoraggio ambientali. Questo per rendere applicabili appunto tutte le teorie sul danno ambientale. Faccio un esempio banale. Spesso durante le nostre istruttorie non riusciamo a riconoscere un danno ambientale perché ci manca una baseline dello stato ambientale del sito, diciamo, impattato. E questo ovviamente è un problema che però si può risolvere ripensando magari quelle che sono le reti di monitoraggio che fino ad oggi sono state ipotizzate, sono state realizzate con altre finalità giustissime che però non tengono conto spesso di quello che può essere il danno ambientale. Altri stakeholder interessati sono i progettisti e gli operatori, perché grazie alle linee guida possono progettare dei sistemi di gestione ambientale e degli impianti che tengano conto non solo del tema delle bonifiche, quindi di un'eventuale contaminazione del suolo e dell'acqua, ma anche di tutte le altre tematiche che riguardano il danno ambientale. E quindi magari predisporre dei presidi ambientali e dei sistemi di gestione ambientale che tengano conto di questo. Altri stakeholder sono per esempio le compagnie assicurative che possono realizzare dei prodotti assicurativi che tengono conto della vulnerabilità intrinseca di ciascun sito in funzione magari della vicinanza di un corpo idrico protetto, di un corpo idrico sensibile oppure di un habitat magari protetto. In più, quello che appunto ci auguriamo di poter fare, ma che in parte è già iniziato, è una collaborazione a livello semplicemente formativo con Polizia Giudiziaria e NOE. Questo perché? Questo per illustrare e definire magari insieme delle procedure di accertamento che riescano in qualche modo a distinguere quelli che possono essere i reati ambientali da reati che possono portare un danno ambientale. Il Centro ISPRA per l'accertamento del danno, grazie agli strumenti tecnico-scientifici a disposizione e alla rete SNPA, è oggi in grado di dare vita, e lo sarà sempre più nel prossimo futuro, alla definizione di strategie di intervento in caso di danno, precise e puntuali, e di supportare i soggetti che effettuano le verifiche nella definizione, ambito e portata delle indagini
per l'individuazione di criticità ambientali e parallelamente promuovere la cultura della prevenzione del danno ambientale mediante scelte consapevoli dei siti produttivi e dei relativi presidi ambientali.